siamo dati Gesù e Maria. Sempre siamo. Stiamo celebrando una messa stupenda, che è una delle messe mariane nel tempo di Pasqua, che si chiama Santa Maria nella risurrezione del Signore. Sapete che siamo ancora nel tempo di Pasqua, domenica prossima l'Ascensione, tra due domeniche sarà Pentecoste, quindi ancora per 10 giorni viviamo questo tempo di gioia in cui la Chiesa celebra la risurrezione del Signore. In questa messa che cosa si celebra della Madonna? Si celebra la sua straordinaria fede, perché noi poche volte pensiamo a una cosa che è successa dopo la morte di Gesù e che si vede chiaramente dai Vangeli. Gesù aveva detto diverse volte, non una, non due, ma 3 volte, aveva annunziato agli apostoli: guardate che adesso sono andato a Gerusalemme e lì va a succedere il finimondo, mi flagelleranno, mi coroneranno di spine, mi metteranno in croce, morirò, ma il terzo giorno risusciterò. D'accordo? Ora, un conto è il dirlo, un conto è vederle certe cose, perché chi ha visto, vide Gesù morire in quel modo, o ne sentì parlare, perché gli apostoli erano scappati tutti quanti, la fede nella risurrezione ce l'ha più tanta, eh? Cioè, noi dobbiamo sforzarci sempre, dobbiamo farlo anche se siamo così lontani, ma proviamo a metterci nei panni e nel cuore di quei operacci. Cioè, voi sapete, quest'anno abbiamo fatto vedere prima di Pasqua La Passione di Mel Gibson. Chi vede quel film ogni tanto ne rimane sconvolto, qualcuno si è pure sentito male, insomma, perché vede la violenza che si è scaricata contro Gesù, terrificante, d'accordo? Ma quello che si vede in quel film è meno di quello che è successo realmente. Cioè, se uno avesse potuto veramente vedere Gesù in croce, vedeva un infarto secco, cioè era irriconoscibile, era un mostro, capite? Cioè, una fine atroce, inaudita, e poi alla fine è deposto dentro un sepolcro. Allora, cioè, tu dici, ma che è successo qua? Ma è possibile che Dio si è lasciato attaccare in modo, fa una fine del genere, Dio muore, capite? E lì sono cascati tutti quanti, pure Maria di Magdala, che era quella che era più innamorata di Gesù, che stava sotto la croce, già matta, tant'è vero che quando Gesù gli appare si vede che lei dice: qualcuno l'ha rubato, dice: che l'hai rubato tu? Se l'hai rubato tu, dimmi. Sono crollati tutti, nessuno ha conservato la fede, nonostante che Gesù gli avesse detto, dice: guarda, tranquilli, vi preoccupate, tutto è tutto sotto controllo. Cosa insegna la Chiesa? Chi è l'unica che ci ha sempre creduto? E stava sotto la croce, l'ha vista tante cose più di molti altri, la Madonna. C'è una tradizione antichissima, tutti gli scrittori dell'antichità che dicono, l'unica che ha conservato la fede fermissima nella risurrezione è stata la Madonna. Per lei, da quando Gesù è morto, è cominciata l'attesa, la preghiera orante, incalzante, perché tornasse il più presto possibile, ma che sarebbe risorto, la Madonna non ha mai avuto nessun dubbio. E che cosa leggiamo? Attenzione adesso, ricordate sempre nelle messe mariane, Allora, quando ascoltate sempre bene quello che dico dopo, il Signore sia con voi, in alto i nostri cuori siano rivolti al Signore. Quelle parole che dico dopo sono proprio il contenuto della messa che si sta celebrando. Quelle sono stupende. Cioè, bisognerebbe recitare piano piano, fermarsi e farci la predica sopra, perché sono bellissime. Guardate che cosa io dirò, no? Nella risurrezione di Cristo, tu hai colmato di letizia ineffabile il cuore della madre. Voi sapete che Papa Francesco l'ha ridetto quest'anno. Chi è apparso per primo Gesù risorto? Non a Maria Maddalena, è apparso alla Madonna. Non c'è scritto nel Vangelo. Il Papa ha detto, dice, ogni tanto fa pure ridere, no? Dice, ma che c'era bisogno di scrivere nel Vangelo? Ma ne pare che il figlio non appare alla madre? Cioè, dopo tutto quello che ha sofferto sotto la croce. La Madonna non piaceva andare sulle prime pagine dei giornali, d'accordo? Per cui ha ottenuto da Dio, dicono gli autori mariani, che di lei si parlasse nel Vangelo il meno possibile, perché voleva che si parlasse di Gesù, ed è la prima, capito? Perché si deve parlare di Gesù, non si deve parlare degli amici di Gesù, né dei santi, né delle cose, eccetera, eccetera, no? Sapete che pure il Papa ogni tanto, avete mai sentito, lui non è contento che ogni tanto, che questo, il suo stile incontra molto, lui chiama la francescomania, c'ha ragione, cioè. La francescomania è un'offesa alla persona del Papa, perché il Papa fa tutte quante queste cose perché è servo di Gesù, non è Gesù, è perché vuole portare le anime a Gesù e non vuole, perché noi oggi in questo tempo mediatico siamo sempre che ci andiamo a appiccicare agli amici dello sposo. La Madonna era talmente distaccata che non ha voluto manco dice, non ce lo scrive niente come si è passato il primo, d'accordo? E così molta gente si pensa, dice, ah,
manco gli è apparsa la Madonna, perché non c'è scritto nel Vangelo. Quindi ci si può pure pensare. Pensate quanto era grande l'unità della Madonna. Però, nella risurrezione di Cristo, tu hai colmato di letizia ineffabile il cuore della madre. Letizia ineffabile perché è stata la prima testimone del risorto. Attenzione. Ed hai mirabilmente esaltata la sua fede. Sto leggendo, eh. La Vergine Maria che credendo concepì il figlio. Come l'ha fatto? Come ha fatto la Madonna a far venire Gesù sulla terra? L'Arcangelo Gabriele ha detto, senti un po', tu sei stata scelta per diventare la madre di Dio. Lei dice, sì, sicuro, ma io ho fatto voto di virginità. Non ti preoccupare, questo non dipende, non è una cosa umana, ci pensa lo Spirito Santo. Tu che dici? Ecco l'ancella del Signore. E il Verbo si fece carne. Quindi, la Vergine che credendo concepì il figlio, attenzione, credendo attese intrepida la vittoria pasquale. Credendo attese la vittoria pasquale, che significa? Credendo attese la risurrezione di suo figlio. Attese, non è che dubitava, cioè era soltanto, ha messo il conto, la Madonna alle 3 del Venerdì Santo ha iniziato il conto alla rovescia, quando torna Gesù e ha cominciato a pregare, ma mai dubitando, minimamente, e aveva come sovraccarico il fatto che lei come mamma ha sofferto sotto la croce, sotto dei dolori impressionanti, cioè le donne che ci hanno avuto la grande prova di perdere un figlio, perché insomma dovrebbe essere un figlio che seppellisce il genitore, non il contrario, ordinariamente, sanno le mamme che perdono un figlio che dolore grande è, sicuramente la loro figlia più giovane è peggio, eh? Io ne ho conosciute diverse di queste situazioni, pensiamo a stare a vedere una fine di quel tipo, per cui una Madonna stava sotto la croce come credente certamente, ma anche come mamma, eppure non ha minimamente dubbio. E questo ci fa pensare, io lo dico sempre, quando faccio le omelie ai funerali, dico sempre, ma noi ci crediamo veramente? Cioè, ci crediamo con queste nata? Oppure no? Perché per esempio il feretro, perché i morti non si bruciano? Sta brutta moda che di là, che io ce lo faccio ancora appeso il cartello. Perché noi cristiani non bruciamo i morti, i cadaveri, perché certamente i cadaveri andranno alla terra perché pagano il prezzo del peccato originale, la corruzione, lo pagheremo ultimo, ma quel corpo risorgerà. Quel corpo, se il corpo di un battezzato è stato abitato dalla grazia santificante, quel corpo ha fatto la comunione, è un corpo sacro, per questo che si incensa, e lo deponiamo nella terra in attesa della risurrezione. Voi sapete che i cimiteri ce li siamo inventati noi, eh? I pagani bruciavano, l'anno scorso siamo stati a Pompei, in modo alla fine settimana andiamo a Loreto, l'anno scorso siamo stati a Pompei, vi ricordate la prima cosa che si vede a Pompei? È il cimitero, che c'è stato questo cimitero? Le urne funerarie, perché i pagani piavano i morti e li bruciavano. Perché sapevano che faccia del cadavere, che porta le malattie, che puzza, bisogna eliminarlo. Ma noi no, le catacombe, che sono state i primi, che cosa sono? Erano i primi cimiteri cristiani, perché i cristiani hanno scavato sottoterra, hanno fatto lavori macroscopici, perché io il corpo non lo brucio, perché quello riposa in attesa della risurrezione. Quelli ci credevano, eh? Se ci crediamo noi, che a volte la nostra fede è un pochino... Quindi la Madonna è un grandissimo esempio non solo di fede, ma fa anche vedere il potere della fede, perché il potere della sua fede ha fatto incarnare Gesù e ha, dice, conservato la fede per tutta la Chiesa, cioè la Chiesa non perderà mai la fede in Gesù risorto, perché la Madonna l'ha conservata anche nel momento più drammatico che esistesse, l'ha conservata non solo per sé ma per tutti noi. Quindi capito, un'anima che si attacca alla Madonna, la fede non la perde, può esserci che in qualche momento arriva qualche scossone, ma la fede, se uno si attacca a Maria, non la può perdere, perché ecco lei, come diceva Giovanni Paolo II, che prima e meglio di tutti ci ha creduto sul serio a suo figlio, non solo per l'amore che aveva come madre, ma anche per l'amore che aveva come la prima e la più perfetta discepola di Gesù. Siamo lodati Gesù e Maria. Sempre siamo lodati.